Buongiorno, allora da vannizagnoli.it all'interno della stazione Medio Padana. C'è Monica con una collega, bionda e mora, bel caschetto, vedete stanno facendo le pulizie da Italo, qua invece siamo dal noleggio. Buongiorno e grazie, stiamo caricando il telefono, magari ci mettiamo qua a fare qualche titolo. Al forno, Corbelli, non si può stare, vediamo quando aprirà il bar, sono le 5:20. Abbiamo poca batteria su entrambi i nostri apparati, ma lo sapete, abbiamo tanta passione. Prima di restare senza batteria, stavo iniziando la discesa dal carro di Tommaso Pirardi. Allora, prima valutazione, discorso affettivo. Da ufficio stampa di Tommaso sono stato trattato molto bene, Maria Luisa Rancati, Alberto Monguidi, Maliera Leonardi, che non mi amava. Bene, Leonardi, al quale va ogni mio stralo, Leonardi avrebbe voluto bloccarmi l'intervista a figlio di Prandelli per Panorama. Leonardi aveva incredibilmente scelto per Libero Matteo Succi, il giornalista si sceglie lui. Leonardi un giorno mi disse: il bar ha scelto come suoi interlocutori Sandro Piovani, quindi presidente, ha scelto Gazzetta dello Sport, Gazzetta di Parma e Radio TV Parma, mentre lui ha scelto Chiara Andreoli, Mediaset. Cioè, scelto una bella donna per la quale da molti colleghi era chiacchierato. E lui dice che è la figlia di un ex giocatore del Parma che in punto di morte gli ha chiesto di realizzare i suoi sogni. Allora, secondo me il metodo Leonardi di prendere molti giocatori in prestito e controllarli è un buon metodo che usa anche la Juve. Ok? La realtà è che comunque hanno portato lui e Girardi al fallimento del Parma. Lui, non Taci, non altri, ok? Loro hanno sbagliato. Secondo loro, secondo Leonardi, Girardi indebitamente era di 30-40 milioni. Le carte dicono 218, ok? Leonardi e Girardi, in primo grado, sono stati condannati Leonardi a più di 4 anni, Tommaso a meno di 4. Okay. In realtà, come mi ha spiegato Gabriele Maglio, lui voleva i soldi degli industriali, ma voleva fare di testa sua. Cioè, i partner che ha avuto, Angelo Medeghini, purtroppo ex gradista scomparso, Rossi, eccetera. Lui voleva i soldi, ma in realtà non dava spazio. Quindi, se tu dai dei soldi, dei milioni di euro, e ti chiami Barilla, dall'arabo, sette, cioè, non è che gli dai per simpatia, ok? Benissimo, preso Cassano, quindi Leonardi è un ottimo direttore sportivo che però ha portato il Parma al fallimento. Lui e non Faggiano, Faggiano ha lavorato benissimo, ok? Benissimo. Quindi cos'è che mi ha tradito? L'amicizia, la voglia di lasciare con sé. E poi, come ho spiegato a Nicolò Fabris e lo spiego anche a Angelo Manfredini, lo spiego a Marco Ferrari, lo spiego a Stefano Perrone, lo spiego a Guido Barilla, lo spiego a Angelo Gandolfi di Real, lo spiego a buongiorno.it, lo spiego a tutti. Qual è il mio errore? Fidarmi degli amici. Cioè, Tommaso è un amico, inteso, è una persona che io ho intervistato per Libero, l'ho intervistato per Avvenire, l'ho intervistato per il giornale, Leonardi l'ho intervistato per Avvenire. Quel Parma mi ha dato molto, secolo XIX, Messaggero dal 2009, Il Tempo fino al 2009, Giornale di Sicilia quando c'erano gli incroci, Gazzetta del Sud, Radio Bruno, fino a che Gabriele Maglio non decise di scipparmelo perché è stata un'iniziativa di Gabriele Maglio. Ok? Andiamo avanti. Qual è stato il mio errore? Fidarmi di una persona che, se è stata condannata, fino a prova contraria, qualcosa ha commesso. Okay. Tommaso Girardi è stato condannato ad anni di reclusione, poi non andrà in galera, ma
spiegato tante volte, non si viene indagati per caso. Quindi Tommaso ha sbagliato, Pietro ha sbagliato. Allora, ferma restando l'amicizia, la simpatia, ho sbagliato a fidarmi della ricostruzione di Tommaso. Tommaso, ma sì, chiesto aiuto agli industriali, però gli industriali non l'hanno aiutato, non perché volessero far fallire il Parma. Per Tommaso il Parma era un modo per farsi conoscere, era un business e non era passione. Lui non era tifoso del Parma, gli altri sono parmigiani, Tommaso e bresciano. Tommaso era un illustre sconosciuto, ha 31 anni, è diventato il presidente più giovane d'Italia. Ha preso la società semi pulita dai debiti, ha buttato forse 20 milioni, ok, ha portato il Parma in Europa, poi gli è girata male, eccetera, eccetera. Ma ha sbagliato lui. Gli industriali potevano anche aiutarlo, se non l'hanno fatto. Vuol dire che Tommaso era inaffidabile, non meritava di essere aiutato. E non ci sono altri. Leonardi ha portato il Parma al fallimento. Loro, non Fagiano, non i sette di nuovo inizio. In questo senso ha ragione Annalisa, la presidentessa degli industriali di Parma, a dire ringraziamo per quello che hanno fatto. Hanno preso il Parma in Serie B, hanno ricostruito la società di nuovo, l'hanno portata in B e a due salvezze in A. E loro, con la loro credibilità, hanno preso e portato Krause, l'americano che devo ancora conoscere. Fagiano è andato a Genova, è arrivato Marcello Carli, eccetera, eccetera. La struttura di comunicazione capitanata da Niccolò Fabris con Alessandro Riva, reggiano, che io non conoscevo, chiedo scusa, con Giuseppe Squarcia, con Gabriele Maglio, le giovanili e femminile, con Lorenzo Gatto, mi pare si chiami, non ricordo mai, il ragazzo che lavorava a Palermo, già hanno fatto un signor lavoro, ok? Loro, e non Tommaso. Tommaso era troppo innamorato di se stesso, ok? Tommaso ha sbagliato, Tommaso voleva uscire lui sui media nazionali, infatti parlai con Ghirardi, con Leonardi, per Libero mi disse strano, perché le interviste nazionali ci tiene a fare il presidente. Molto bene. I sette di nuovo inizio hanno scelto il basso profilo. Pizzarotti, Paolo l'ho visto una volta, mi sono presentato, l'ho scambiato per un'altra persona, gli ho chiesto il numero, non me l'ha dato. Pietro è stato un signor presidente. Poi con Pietro, con quella gestione, io sono stato sbagliando, troppo critico, ho sbagliato io con Tommaso Ghirardi e con Pietro Leonardi, che ho raccontato persino con l'Albanese, con Giancarlo Padovan su Angor Channel, invece sono stato troppo dalla loro parte, ho sbagliato io. Chiedo scusa ai tifosi del Parma, chiedo scusa ai sette di nuovo inizio, chiedo scusa a Pietro Pizzarotti, chiedo scusa per non aver capito niente a Niccolò Fabris, che è stato molto gentile per mesi, non è riuscito a farmi capire che sbagliavo. Ho sbagliato sui video, ho sbagliato sull'insistenza sui video, ho sbagliato sulle domande singolari, ho sbagliato. Il Parma di Ghirardi e Leonardi è fallito per colpa di Leonardi e Ghirardi, Taci c'entra relativamente. Il Parma dei successivi 5 anni e 2 mesi è stato esemplare. Ho sbagliato e continuo a sbagliare. Oggi ho capito che ho sbagliato. Dov'è che ho sbagliato? Ne parlavo anni fa con Michele Angela, mi diceva privatamente: Vanni, io, Alessandro Lucarelli, quando era il capitano, doveva molto a quel Parma. Cambia l'aria e augura un punto di penalizzazione, un anno di galera per ogni punto di penalizzazione a Ghirardi. Sì,
capisco la rabbia, capisco tutto, però sette di un nuovo inizio sono i grandi imprenditori. Tommaso nel calcio ha fallito, ma l'ha detto anche il mio amico Alessandro Squeri. Io ho sbagliato perché ero affezionato a quel Parma, ero in Europa anch'io con il Parma, è successo di tutto, in D non andavo perché non scrivevo per nessuno e all'epoca scrivevo, non come adesso, in C è andata al derby mia moglie, io sono stato a un Sassuolo Fiorentina, in B sono andato abbastanza spesso, dovevo fare il messaggero.it, in A sono stato comunque trattato bene da Nicolò Fabris e mi ha detto: guarda Vanni, che ti va pure bene, credimi, perché mi sono inventato questa situazione, una chance te l'ho data, eccetera eccetera. E ho sbagliato, mi sono reso conto di aver sbagliato stanotte, ieri, ascoltando. Ha ragione, ho intervistato poche settimane fa un presidente di un club di tifosi del Parma e mi ha detto: non si può essere bastian contrari per tutta la vita. Enrico Boni l'ha fatto. Enrico infatti era dalla parte di Pietro Leonardi. Chiedo scusa, ripeto, ai tifosi del Parma, chiedo scusa ai sette di nuovo inizio, chiedo scusa ai colleghi, resto affezionato a Leonardi e Ghirardi, resto affezionato al Tommaso uomo, all'amico, ma fermo restando che magari il potenziale degli industriali del Parma e i sette di nuovo inizio insieme a Tommaso potevano salvare il Parma facendo cambiare idea a Tommaso e investendo loro comunque tanto. I 5 anni con i 7 di nuovo inizio sono stati esemplari e io ho fatto finta di non accorgermene. Perché? Ma c'era il discorso di D'Aversa che giocava sì ma non benissimo. Io preferisco il calcio di Marino. Quando era Marino al Parma ha dato spettacolo col Brescia. Credo che abbia vinto anche a Torino con la Juve, se ricordo bene, 4-1, qualcosa del genere, casa della Juve di Del Neri, ma mi posso sbagliare. Poi si è inabissato, ma Marino rispetto a Guidolin giocava molto meglio. In realtà Guidolin era un vincente, Marino purtroppo, ecco. Quindi io ho sbagliato, chiedo scusa al Parma, chiedo scusa a Pietro e Paolo Pizzarotti, chiedo scusa ad Angelo Gandolfi che non conosco, chiedo scusa a Luca Carra, chiedo scusa a Perone, non Roberto ma mi sfugge il nome del, chiedo scusa per tutte le volte che sono stato di parte. Siamo uomini, quando c'era Franco Dalcina alla Reggiana ero arcicritico, una notte, direi che c'era già WhatsApp, o se non c'era WhatsApp c'era la segreteria telefonica, non lo so. Una notte io ho criticato più di tutti su stampa nazionale Franco Dalcin dal 93 al 2000 e tipo 5, poi ho capito di aver sbagliato. In questi giorni ho pensato, mi arrendo all'evidenza, ho sbagliato. Era un pensiero mio inquinato dalla rabbia per non essere stato accreditato con tessera stagionale, in C da Gabriele Maio, ma non andavo raramente, in B da Nicolò Fabris, che mi ha spiegato che fare riprese in sala stampa, fare riprese all'interno dello stadio non è consentito, disturbare i colleghi non è consentito, eccetera eccetera. È il regolamento, non è Nicolò Fabris. Ho sbagliato e ne ho pagato le conseguenze e ho impiegato ad arrendermi all'evidenza. Mia moglie me l'ha detto subito, ho sbagliato. Massimo Boccucci, Corriere dello Sport, Elia Pagnoni, ho sbagliato con la SPAL, ho sbagliato a lamentarmi con Andrea Montanari della Reggiana, ho sbagliato e continuo a sbagliare. Il Vanni Zagnoli, re dei freelance, non esiste più, esiste un disoccupato, un fallito, un Ghirardi Leonardi, non finisco in galera, ma ho sbagliato.